cosa stiamo pulendo qua, ragazzi? Cozze. Arrivo, aspetta, che prima ho fatto il pezzo sulla spremuta, adesso sì, di là si stanno occupando. Come facciamo le cose? Arrivo. Allora, di là le regie, le due ragazzone si stanno occupando di fare spremuta col nuovo spremiagrumi di arancia e pompelmo rosa che ne abbiamo ricevute in regalo da voi cuoricini, grazissimo un sacco, e allora ci facciamo delle belle spremute. Guarda, regali, tac. Vieni qua, Mario, tutte quelle. Vai, inoltre, lunghissimo, non lunghissimo, no, un frame. Sì, un frame. Inoltre, io da ieri ho le foto, quando è tutto finito vi monto il video, sto preparando una bottiglia personalissima che ho inciso col mio trapanino, che poi dipingerò, una bottigliettina così di vetro, per il Maritozzo che ama bere la spremuta in vetro, così se la porta a lavoro. E vai. Non ti vizio poi, Detto ciò, sto finendo di pulire le cozze, le facciamo con un po' di zenzero, un po', parlo delle ragazze, un po' d'aglio, un pizzichino di sale, e limone, pepino poco bianco, limone alla fine lo metto io, no, vino bianco oggi. No, il limone lo metto io. Vabbè, invece vai, per tagliamo, noi basta. Prendiamo i peperoncini freschi, fini fini, e li aggiungiamo. Metterò sempre delle fettine di zenzero in entrambe le padelle, perché vuoi questo? Vabbè. L'ho detto anche di zenzero. Sì. Buona, ciao, dopo. E a dopo. Continua. Vai, continua. E mi fai fare casotto. Ciao. Comunque, in ogni pentola ci sono, no? Vabbè, ciao. Eccoci! Pronte? Quasi! Ho messo il vino bianco fermo, belli over the top, che è questo, ma questo non bevo io. Allora, qui abbiamo quei peperoncini freschi della Chiavi. Sì, non li ho rotti. Sì, ma non li ho rotti perché. Ma si sentono? Maritozzo, si sentono anche solo dal profumo, anche se li ho congelati. Vedremo. Lo zenzero a fettine fresco, qui invece niente peperoncino. È lo zenzero. Horryland. Poi ho messo uno specchiettino d'aglio, Sì. Ma chiedi anche tu cosa pensano. Dopo, non mischiamo il video, sennò fa confusione. Ma là, stiamo chiacchierando. Non mi caditiamo. Ma è chiamato il campus di Horryland perché gli studenti di tutti gli istituti li chiamavano così, perché c'era questa foschia, no. Voceria, voce di corridoio, che stavano creando un nuovo Frankenstein, per quello è il campus di Horryland. Ma poi aspetto i commenti dei cuoricini. Pronte? Allora, io direi mezzo minuto che evapora la fase alcolica. E come direbbe già il mistichino? Cozza amara. Ciao! Ciao! Fra poco chiudo. Sale non ne ho messo. Metto pizzichino poco però. No! Sì, un pochino ci va, anche se sono belle saporite queste cozze. Pizzichino, prezzemolo fresco e vi andare. Siamo pronti! Okay?